Uno sport che una volta era appannaggio dei pensionati, ma che sta conquistando i giovani. Stiamo parlando delle bocce, che sono state protagoniste a Campobasso delle finali del trofeo Avis Giovanile Individuale Nazionale, gara juniores, riservata agli under 15 e agli under 18, organizzata dalla bocciofila Avis Campobasso e dalla Federazione Italiana Bocce Molise. Grazie ai progetti della Federazione Italiana Bocce, la FIB, il sport delle bocce, è sempre più impegnato nei progetti scolastici e sono tanti bambini che iniziano a giocare a bocce e restano a giocare al nostro sport. Mi sono appassionato a questo sport grazie a mio padre, che aveva in gestione insieme a mia madre il bocciodromo, e quando ho iniziato a tirare le prime bocce ho visto tanta passione e tanto amore per questo sport, e continuando sono arrivati dei successi e sono contento. Ho iniziato subito all'età di 8 anni al mare, giocando in spiaggia così, e da lì vedevo che mi piaceva, già ero tutti i giorni al mare a giocare. Allora con mio papà ho deciso di andare a provare a livello agonistico, andare a giocare, e da lì sono stato accolto a braccia aperte e mi sono innamorato subito, e da lì non ho più smesso, ormai sono 10 anni che gioco. Sugli spalti c'erano anche dei molisani che non sono arrivati in finale. Il mio amico voleva provare, allora l'ho supportato e mi è piaciuto talmente tanto che ho continuato. E anche mio nonno ha giocato a bocce per tanti anni. A vincere nelle classifiche generali del circuito gare federali sono stati per l'Under 18 Tommaso Martini, che ha vinto i campionati mondiali l'anno scorso a Roma, e per l'Under 15 suo fratello Matteo. Mi piace l'area tecnica sicuramente, ma anche quello che c'è al di fuori delle bocce, perché al di fuori delle bocce siamo un gruppo di amici dove ogni mese ci vediamo, ci abbracciamo e ci vogliamo tanto bene. E il bello di queste bocce è che è uno sport pulito dove c'è ancora molta amicizia.